Spazio ora alla salute, andiamo a vedere la cartolina che ci anticipa l'argomento del quale poi andremo a trattare con lo specialista. Vediamo. Il nostro corpo dà dei segnali sul nostro stato di salute, ancor di più quando si tratta di articolazioni. Il campanello d'allarme può essere il dolore oppure la rigidità, fino alla limitazione nell'utilizzo dell'articolazione stessa. Spesso però sottovalutiamo questi sintomi. Non ci affidiamo allo specialista innanzitutto per accertare se quel sintomo sia legato ad un problema di salute oppure no, e quindi avere una diagnosi e di conseguenza il percorso terapeutico più appropriato da intraprendere. La prevenzione comunque resta fondamentale per la nostra salute. Sottoporsi a controlli e visite periodicamente significa giungere precocemente ad una corretta diagnosi per poter attuare le terapie più efficaci e contrastarne il decorso. E diamo il benvenuto al dottor Mario Cillo dell'Unità Operativa Ortopedia Casa di Cura Malzoni Gruppo Neuromed. Buongiorno dottore, grazie di essere qui collegato a CAIA. Buongiorno a tutti, piacere mio di essere con voi. Dottore, attraverso la cartolina abbiamo anticipato quello che sarà poi l'argomento del quale andremo a parlare con lei, in modo particolare le articolazioni, ma parliamo di artrosi del ginocchio. Ecco, che cos'è, visto che facciamo spesso confusione già tra i termini, artrosi, osteoporosi, in alcuni casi addirittura parliamo di artrite? Sì, no, l'artrosi, diciamo, del ginocchio è una patologia degenerativa della cartilagine articolare, per cui, diciamo, quando parliamo con questo termine indichiamo comunque una situazione già avanzata di degenerazione articolare. Per cui quando sentiamo, insomma, di dolori diffusi, non sempre parliamo, insomma, di, diciamo, artrosi. Perché l'artrosi è una forma, una patologia degenerativa che non va confusa con i dolori diffusi che generalmente le persone possono, i pazienti possono avere. E è chiaro che diciamo, spesso si confonde un po' quel termine di artrosi con osteoporosi. Ma in realtà, diciamo, l'osteoporosi è una patologia dello scheletro relativa a un problema di mineralizzazione dell'osso che non ha nessuna, diciamo, attinenza con il problema dell'artrosi, che invece è un problema tipico della cartilagine articolare. Quindi artrosi uguale a consumo della cartilagine, che è il rivestimento delle articolazioni maggiori del nostro corpo. L'osteoporosi invece è un problema della perdita del minerale. E quindi sono due patologie completamente diverse. Oggi andiamo a parlare con lei proprio di artrosi, no? Ed è una patologia che colpisce, abbiamo detto, le articolazioni. Ma quali sono le articolazioni più colpite, parlando poi di cartilagine? Sì, diciamo, interessa generalmente le, diciamo, articolazioni maggiori, quindi parliamo del ginocchio, dell'anca in particolare, e poi anche della, diciamo, articolazione glenomerale, cioè della spalla. Sicuramente in casi inferiori rispetto alla patologia del ginocchio e dell'anca, questo sicuramente. Artrosi del ginocchio, abbiamo detto che spesso il nostro corpo ci dà dei segnali, no? Degli alert. Dobbiamo essere bravi noi a capire se sono degli alert importanti o meno e quindi rivolgerci allo specialista. Per quanto riguarda l'artrosi del ginocchio, quali sono i sintomi? Ma la patologia degenerativa del ginocchio può avere una sintomatologia molto varia. Cioè il fatto di avere un'artrosi non significa per forza avere dolore. Cioè, spesso vedo casi di pazienti con un'artrosi molto avanzata, ma in realtà non hanno dolore e quindi possono avere generalmente una limitazione del movimento, un'articolazione che tende comunque a non farli deambulare, ma non per forza ci deve essere il sintomo dolore. Okay? Spesso sono articolazioni comunque molto deformate, quindi i pazienti lamentano più la difficoltà nella deambulazione piuttosto che il dolore. Il Certo. dolore è presente anche nell'artrosi quando c'è anche una componente infiammatoria, per cui
si crea del versamento nell'articolazione e i pazienti quindi avvertono il dolore che può essere spesso anche notturno, per cui disturba anche il sonno. E ovviamente queste situazioni sono, diciamo, meno tollerate dal paziente perché il singolo dolore è quello che ovviamente crea la spia maggiore. Però diciamo che la sintomatologia può essere piuttosto varia. Noi sappiamo che per volerci bene e stare in salute la prevenzione è la parola d'ordine, sì? Partendo da come si mangia, no? La corretta e sana alimentazione fino all'attività sportiva da praticare, anche la semplice passeggiata, ma anche e soprattutto quegli screening, no? Periodici ai quali dobbiamo abituarci a sottoporci proprio per volerci bene, per capire il nostro stato di salute. Quanto è importante la prevenzione per quanto riguarda l'artrosi del ginocchio? Se si può fare prevenzione, ovviamente. Sicuramente sì, perché il problema della, diciamo, della degenerazione dell'articolazione come quella del ginocchio è legato ovviamente all'abuso, per cui ovviamente la prima causa di artrosi è il sovrappeso. Sicuramente un eccessivo peso sulle articolazioni crea una maggiore e più rapida usura. Quindi capirlo per tempo sicuramente consente a un'articolazione non di non degenerarsi, ma comunque di rallentare questo processo di usura. Quindi ecco il peso, teniamo ben presente il peso che poi è importante anche per prevenire altre patologie. Assolutamente sì, ma oltre al peso ovviamente è anche il discorso di quello che uno fa durante la giornata, anche il tipo di lavoro incide sicuramente, attività lavorative che sono più usuranti per le articolazioni ovviamente hanno un impatto importante, però è chiaro che se abbiamo un peso adeguato sicuramente abbiamo un'articolazione che può avere una sopravvivenza più lunga. I profani spesso quando parliamo di artrosi andiamo ad associarle all'invecchiamento, all'età che avanza, ma non è sempre così, dottore. Allora, diciamo, tutte le articolazioni invecchiano, questo è inevitabile, quindi dopo una certa età c'è un'usura. Ovviamente questa usura può essere rallentata, può essere controllata e quindi ovviamente utilizzare nel modo corretto le nostre articolazioni, quindi evitare degli stress eccessivi, sia ovviamente quando è possibile a livello lavorativo. Controllare ovviamente, come ho detto, il discorso del peso, ovviamente questo consentirà una usura dell'articolazione ovviamente, diciamo, minore e quindi non è detto che noi dobbiamo poi incorrere per forza in una patologia degenerativa avanzata che comporta ovviamente anche eventuali interventi. Lei da specialista, da ortopedico, no? Quando ci consiglia di rivolgerci proprio allo specialista, dopo una periodicità di, non so, di casi infiammatori, di dolori, oppure già al primo fastidio? No, è chiaro che ovviamente è una patologia degenerativa, per cui sicuramente diciamo, il paziente quando va dallo specialista ha già avuto problemi col ginocchio da diverso tempo, che magari ha trattato in maniera conservativa, magari con degli antinfiammatori, per cui diciamo, arriva dallo specialista quando vede che c'è un peggioramento sensibile, per cui vede che anche la qualità di vita incomincia ad essere un po' più scadente. E allora questi diciamo, sono i campanelli di allarme. Essendo un fatto degenerativo, sicuramente diciamo, il peggioramento del sintomo o la difficoltà nella riambulazione diciamo, sono diciamo, le avvisaglie per diciamo, effettuare una visita dallo specialista. Dottore, può colpire più le donne o gli uomini? C'è questa incidenza maggiore oppure no? Le donne che gli uomini. È chiaro che diciamo che nelle donne purtroppo diciamo, il sovrappeso ha probabilmente un'azione maggiore rispetto agli uomini. Okay? Per cui diciamo che la patologia degenerativa nelle donne diciamo, è sicuramente frequente, ma questo lo vediamo anche negli uomini per la verità.
Invece il percorso diagnostico, quindi quali sono gli accertamenti che poi vanno, ecco, a chiarire che cosa si ha realmente, quindi poi la diagnosi dell'esperto con la terapia più appropriata da fare poi? Allora, la prima cosa è sicuramente è la clinica, quindi diciamo un attento esame obiettivo è importante perché già in quel momento si può capire se il ginocchio è diciamo, già in una fase avanzata di usura, e quindi valutare le eventuali deformità articolari, se diciamo, c'è un gonfiore, e valutare un pochettino dove effettivamente il paziente ha dolore. Questo è, diciamo, l'esame clinico è la prima cosa. Poi ovviamente la cosa importante da effettuare non è tanto l'ecografia, perché l'ecografia a livello del ginocchio non ci dà delle grosse informazioni, ma è più importante effettuare una radiografia. Radiografia che si fa in piedi, cioè praticamente sotto carico. Questo perché? Perché ci consente ovviamente di vedere esattamente gli spazi articolari. Quando è presente un'artrosi avanzata, diciamo, gli spazi articolari incominciano a chiudersi e quello indice che, diciamo, la superficie articolare si è ovviamente consumata. E quindi la prima cosa da fare è una radiografia. Poi, come secondo indagine diagnostica, se la radiografia non ci ha dato tutte le informazioni necessarie, si può effettuare eventualmente una risonanza magnetica. Perfetto, quindi questi sono gli accertamenti, poi c'è il trattamento. Oggi no, si fanno continui passi in avanti nella ricerca per la salute, lo abbiamo visto anche in questi ultimi 2 anni. Quali sono i trattamenti per l'artrosi del ginocchio? Prima di arrivare poi all'intervento chirurgico, ovviamente se è necessario si deve procedere con l'intervento. Allora, innanzitutto voglio fare una chiarezza sul discorso che non esiste una cura per l'artrosi, perché curare significa guarire. Io, per dire, ho un'infezione, prendo l'antibiotico per guarire, e quella, diciamo, è una cura. Sull'artrosi invece noi possiamo, diciamo, cercare con le terapie conservative di migliorare un po' diciamo, la situazione del sintomo, quindi del dolore, e quindi migliorare un pochettino lo stato, diciamo, infiammatorio, e migliorare così la nostra qualità di vita. Però in realtà se la patologia degenerativa è presente, andrà comunque a peggiorare negli anni. Questo deve essere un concetto chiaro. Ovviamente, se non ho una situazione di artrosi avanzata, sicuramente c'è spazio ovviamente per delle terapie conservative, oltre al discorso fisioterapico. Oggi diciamo, gli ortopedici utilizzano frequentemente delle diciamo, terapie infiltrative con diciamo, acido ialuronico, ma non solo, ci sono i fattori di crescita, le piappe piastriniche, le cellule staminali. Sono tutte terapie, diciamo, alternative, non diciamo, estremamente invasive, che consentono in qualche modo di aiutare l'ambiente articolare a disinfiammarsi e quindi in qualche modo comunque dare un aiuto al paziente a diciamo, migliorare diciamo, la funzionalità articolare. È chiaro che se io credo con una terapia infiltrativa di guarire o di ripristinare la cartilagine come era prima, questo non è vero, cioè non è così. No, infatti. Diciamo sicuramente diciamo, queste terapie possono aiutare in qualche modo diciamo, l'ambiente articolare e quindi ridurre lo stato infiammatorio, ma sicuramente non potranno mai ripristinare la cartilagine. È vero che poi ogni paziente ha la sua storia clinica e quindi poi c'è
il trattamento no personalizzato, perché ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha altre patologie, altre complicazioni, quindi, d'accordo, sì. Esatto, quindi con un'anamnesi completa poi spetta allo specialista indicare appunto il trattamento migliore, no? Anche perché la patologia degenerativa non è, diciamo, sempre avanzata, quindi ci sono degli stadi intermedi che possono eventualmente essere trattati in diverso modo. Siamo in chiusura di questo collegamento, dottore, mi tolga una curiosità, può incidere anche una postura non corretta, quindi un modo anche di camminare, no? Di appoggiare i piedi, scarpe inadatte, non comode, questa postura oltre al peso ovviamente, può incidere nel andare a consumare la cartilagine? Non credo tanto, cioè, o meglio anche in minima parte. Quello che, diciamo, può essere invece, diciamo, che creare dei problemi sulla usura è quello che è l'asse della gamba e dell'arto inferiore. Possiamo avere delle tibie più bare, più valghe, per cui la distribuzione dei carichi sulla superficie articolare può essere diversa, e questo può influenzare ovviamente e può aumentare l'usura della cartilagine. In chiusura, i consigli che ci può dare, dottore, così li trasmettiamo anche ai nostri telespettatori per prevenire o comunque rallentare la degenerazione della cartilagine articolare? Sì, sicuramente, diciamo, importante ovviamente mantenere un peso ideale, questo è, purtroppo lo dico sempre. E poi ovviamente cercare di anche effettuare un'attività sportiva che non sia però estremamente usurante, perché questo può avere ovviamente un impatto sulle ginocchia in età più avanzata. E altro aspetto ovviamente è quello di ovviamente nell'attività quotidiana di cercare in qualche modo di non, come dire, usurare, cioè si aggravare, cioè eccessivamente usurare le nostre articolazioni con alcuni movimenti, come per esempio anche un accovacciamento continuo, ripetuto, questo crea degli stress sulle nostre ginocchia che comunque possono creare dei danni nel tempo. Dottore, io la ringrazio tanto, già è preparato per entrare in sala operatoria, quindi la lascio ai suoi pazienti. Grazie davvero perché ci ha fornito dei consigli utili, e per noi a Caia la prevenzione e parlare di salute è davvero importante. Grazie ancora.